riprendere nel discorso rendicontazione quello che io devo praticamente documentare dei costi che vado a, a sostenere. Quindi ammettiamo appunto che, vi ho anche detto che quando si fa la rendicontazione il suggerimento è quello di non aspettare di fare una rendicontazione finale, ma di chiedere comunque ai nostri partner di fare una rendicontazione comunque ogni 6 mesi, in modo tale da avere sotto controllo la spesa sia mia come capofila che quella dei partner. Cominciamo diciamo, a vedere i costi diretti e all'interno diciamo, del personale abbiamo visto la volta scorsa che io vado a distinguere il personale interno e il personale esterno. Il personale è normalmente nei progetti la parte più, più importante, no? Costituisce la parte più importante di un budget e normalmente la si stima intorno al 40-60% del costo totale del progetto. Vi ricordate che questa percentuale io la stimo nel momento in cui vado a compilare la matrice del quadro logico, quindi quando ancora non sto facendo un budget analitico. Ovviamente in base alle attività, alle sottoattività che andrò poi a svolgere, in quel caso le attività ai work packages, io sono in grado di capire se sto per presentare un progetto in cui la forza lavoro, quindi il personale, è determinante, quindi ha un quota maggiore o minore rispetto agli altri costi, alle altre voci del mio budget. Quindi dicevo il personale che viene distinto tra personale personale che viene assunto, quindi che è assunto dagli enti, dal capofila o dai partner, e personale invece quindi assunto a tempo indeterminato e personale invece a tempo determinato. Nel personale a tempo determinato dobbiamo poi distinguere il personale che viene assunto con un contratto a progetto e il personale che invece ci presenta una fattura oppure una notola di spese che viene considerato all'interno di un progetto europeo non come personale, non nella voce personale, ma rientra appunto nel subappalto. Faccio un esempio, ammettiamo appunto di avere la necessità di servirmi, tra virgolette, del revisore dei conti. Il revisore dei conti non andrò a rendicontarlo sulla voce del personale, ma lo vado a rendicontare sulla voce della subcontraenza. Dopo vediamo da vicino cos'è la subcontraenza, come mi sembra di cioè, subcontraenza, subappalto, vi spiegherò comunque cos'è, ma forse ve l'ho già anche spiegato che cos'è il subappalto. Ovviamente siamo nella fase di rendicontazione, io vado praticamente a rendicontare, ho la necessità di dover documentare come sono arrivato al costo orario del personale per cui chiedo il finanziamento, e il costo orario ovviamente è documentabile attraverso i cedolini degli stipendi che devono essere comunque quietanzati, da una lettera di incarico se è personale a tempo indeterminato, ma anche se personale a tempo determinato devo comunque fare una lettera di incarico e devo sempre comunque allegare il contratto della categoria di categoria e devo dimostrare come sono arrivato al conteggio, cioè la mia struttura, la mia società come calcola, come è arrivato al calcolo del mio costo orario, perché va comunque va mostrato alla commissione. Dopodiché manderò anche i mandati quietanzati e il CV. Per il personale esterno ovviamente la cosa è un po' diversa. Allora, prima di tutto una premessa. Quando si assume del personale esterno, sia che io sia un ente locale, quindi ho comunque l'obbligo di seguire una certa procedura, che sia un'associazione, la commissione chiede comunque delle procedure trasparenti per le assunzioni di personale.
Pertanto, anche se non sono un ente pubblico, ripeto, viene richiesto di pubblicare, se sono un'associazione, sul mio sito come associazione la ricerca del personale, in modo tale da dimostrare che appunto sto facendo comunque un avviso, quindi mi sto muovendo per identificare il personale che andrà a far parte del mio gruppo di lavoro, del mio progetto, che andrò ad assumere in maniera molto trasparente. E lo faccio appunto servendomi normalmente del mio sito. E mentre se sono un ente pubblico, seguo la procedura che la mia amministrazione mi prevede per acquisire del personale esterno. Per quanto riguarda la mia di amministrazione, il personale esterno che lavora appunto sui progetti, normalmente la tecnica è quella di assumere, di fare un unico bando in cui vengono identificate più figure, più personale, diciamo, esterno che viene assunto per determinati progetti, in modo tale da non fare troppe pubblicazioni di bandi. Quindi la nostra strategia quando si hanno diversi progetti che devono essere avviati è fare un unico bando in cui vengono identificate le figure, in cui vengono descritte le figure che stiamo ricercando. Noi ci muoviamo in questo modo. Però ovviamente dipende, ripeto, dalla procedura che ogni amministrazione o ogni associazione poi decide di utilizzare per identificare il personale esterno. Sul personale esterno, ovviamente in questo caso avrò un documento di spesa che deve essere sempre quietanzato, il corrispettivo orario della prestazione e il totale della prestazione della persona, appunto, e la natura della prestazione e la durata, ovviamente. Dopodiché va sempre allegato comunque il curriculum, i mandati e le ricevute di versamento. Ovviamente gli oneri, le ricevute di versamento relative agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali sono obbligatori anche per il personale interno. Ci sono poi dei programmi dell'Unione Europea, della Commissione Europea, che ci chiedono di effettuare un conteggio rispetto alle ore del personale, andando praticamente ad esporre i mesi uomo. Il mese uomo, vi ho fatto qui un esempio di come viene calcolato, corrisponde, lo vedete, a 140 ore. Quindi quando ci sono dei programmi che poi vi chiedono non di fare un budget e poi una rendicontazione sulle ore, ma sul mese uomo. Per cui la suddivisione che vi ha fatta cioè il ragionamento che vi ha fatto è sul mese uomo. Vi ho riportato la formula perché può succedere che alcuni programmi questo lo richiedano, soprattutto i programmi di ricerca si muovono solo sul calcolo sulla costruzione del mese uomo e non sulle ore o le settimane lavorate. Ok? Questo, vabbè, è un esempio di suddivisione di come si deve suddividere le ore totali. Però è un po' il ragionamento che abbiamo fatto insieme la volta scorsa quando vi ho detto quando andiamo a calcolare, praticamente a spalmare il personale, lo dobbiamo fare sui VP e le sottoattività di ogni singolo VP. Lì siamo in grado di tracciare quanti mesi uomo barra ore, settimanali o mensili, questa persona andrà a lavorare sul singolo progetto. Poi un altro elemento che va presentato quando si fa la rendicontazione e quando parlo praticamente di personale è indubbiamente il timesheet, la compilazione di un timesheet. Ora vi farò vedere che cos'è il timesheet, è un file molto semplice, ve ne faccio vedere due. Uno che ci viene richiesto dal Ministero per questi progetti che vengono presentati nell'ambito del fondo FAMI e l'altro invece è un timesheet che ci viene richiesto dalla Commissione europea. Questo è un semplice, adesso un attimo che si apre, perché è un file Excel appunto. Questo è l'esempio, praticamente adesso vi faccio vedere l'esempio di un timesheet.
di un progetto che appunto viene finanziato dal Ministero dell'Interno, è comunque un progetto finanziato dal Ministero ma con fondi europei. Quindi io in pratica mese per mese cosa faccio? Vado praticamente a indicare che cosa ho fatto e quante ore ho lavorato a quel progetto. E la cosa importante è che le ore lavorate mese per mese devono corrispondere alle ore che io ho indicato quando ho compilato la lettera d'incarico. Vi ho detto prima che il personale comunque è legato ad una lettera di incarico in cui sono individuate le ore totali o i giorni totali che la persona farà sul mio singolo progetto. Pertanto qui io cosa faccio? Riporto le attività e le spalmo diciamo sull'arco temporale del mese e poi faccio firmare il mio timesheet dal project manager e se sono partner lo mando al capofila. Ok, lo firmo ovviamente e lo faccio firmare dal project manager. Questo era un timesheet di un esempio di timesheet in ambito di FAMI, quindi un progetto praticamente che viene comunque amministrato all'autorità di gestione del Ministero. Adesso vi faccio vedere invece un timesheet di un progetto che viene direttamente invece finanziato dalla Commissione europea. La Commissione ci chiede, vabbè, la stessa cosa che praticamente i timesheet sono quasi tutti identici. Diciamo che in più ci dice anche di dividere, di suddividere le ore che io ho fatto sulle singole VP. Non tutti i programmi richiedono questo livello di dettaglio, però se riusciamo, diciamo, a costruire un timesheet in questo modo è meglio, perché così praticamente abbiamo, la Commissione ha di più la situazione sotto controllo delle ore lavorate per che cosa viene effettuata la nostra attività. E dopodiché si descrive l'attività stessa e qui si mette la differenza delle altre ore per le altre attività o per altri progetti finanziati, perché questa cosa comunque la Commissione ce la chiede, cioè ci dice all'interno del timesheet se io ho una lettera di incarico anche su un altro progetto, devo comunque segnalarla alla Commissione. Se invece sto lavorando solo su quel progetto europeo, non c'è bisogno di segnalare nulla, faccio semplicemente la differenza delle ore tra le ore che ho dedicato al mio progetto giorno per giorno e le ore che invece ho dedicato a altre attività. Non c'è bisogno ovviamente di dire su quale attività ho svolto, ovviamente, mentre lo devo fare nel momento in cui mi sto occupando di un progetto finanziato, ok? Allora, ovviamente chi fa l'attività di rendicontazione, no, normalmente all'interno di un ufficio c'è la persona che si occupa della gestione amministrativa del progetto e che si occupa ovviamente di rendicontazione, fa anche un controllo incrociato con il cartellino. Normalmente l'operatore, quindi la persona che è incaricata, che svolge le attività, dovrebbe tenere ben presente le proprie presenze, quindi quando compila il timesheet dovrebbe sapere quando era presente o quando era assente, però un controllo vale sempre la pena di farlo, quindi controllare comunque il cartellino per verificare effettivamente la persona fosse stata presente nel momento in cui ha compilato il timesheet. Anche perché, questo è un errore che non si dovrebbe comunque fare, l'errore consiste nel non compilare il timesheet giornalmente e questo fa sì che poi se io mi ritrovo dopo 2 mesi a compilare cioè, i timesheet dei 2 mesi precedenti, faccio fatica anche a ricordare quando ero presente e quando non in ufficio. Quindi il consiglio è, non dico di farlo giornalmente perché anche quello comunque non è facilissimo, però almeno una volta a settimana fare e compilare il timesheet è meglio.
Ora, altra voce sempre legata ai costi diretti che viene inserita in rendicontazione quando c'è ovviamente la subcontraenza. Vi ho già spiegato che cos'è la subcontraenza, ma lo ripeto. Io praticamente mando in subcontraenza, cioè in subappalto, io subappalto delle attività delle sottoattività che io stesso non riesco ad effettuare. Posso subappaltare o delle sottoattività o parte, diciamo, del mio work package. Per esempio, se non riesco e non ho alcun partner nel mio progetto che si occuperà della VP legata alla promozione e comunicazione, posso pensare di subappaltare questa azione. Attenzione però, quando creo il budget preventivo, cioè preliminare, quando sto confezionando il progetto, la voce legata alla subcontraenza normalmente non deve essere superiore al 30% dei costi totali del progetto. Perché, lo ripeto, forse ve l'ho già detto, la Commissione comunque vuole che, chiede che le attività vengano svolte dal capofila, direttamente dal capofila e dai suoi partner. Ovviamente non ha senso, per esempio, andare e non viene accettato assolutamente. Uno degli errori che si commettono più frequentemente è quello di andare a subappaltare fare una subcontraenza sulla gestione amministrativa. Ovviamente questo aspetto non viene considerato, non viene gradito dalla Commissione perché se io mi candido per gestire un progetto devo avere comunque, si parla dal presupposto che io abbia una struttura ben consolidata e sia in grado comunque di gestire il progetto soprattutto dal punto di vista amministrativo e rendicontativo. Quindi se subappalto l'attività di gestione amministrativa significa che non sono un ente a cui affidare comunque dei finanziamenti europei. Quindi, questa è assolutamente una cosa da evitare. Mentre posso considerare di avere o di mettere in subcontraenza delle spese legate, per esempio, alla revisione delle spese stesse, cioè servirmi comunque di un revisore dei conti o di una società di revisione che mi dà una mano nel controllare. Questo è molto utile soprattutto quando il progetto è complesso, cioè ho 10-12 partner da gestire e non è facile per niente poi gestirle dal punto di vista proprio della rendicontazione. Pertanto la rendicontazione la faccio comunque io, però il revisore certifica le spese e quindi comunque mi dà più sicurezza, mi sento anche meno esposto. E soprattutto, tra virgolette, obbliga i partner a stare molto attenti nelle spese che poi vanno a effettuare. Ok? Vabbè, questa slide ho riassunto praticamente qual è normalmente la documentazione che deve essere prodotta ai fini di questa voce di spesa. E ovviamente se sono un ente pubblico io vado a fare, si effettua una gara, anche se non sono un ente pubblico, si dovrebbe effettuare appunto una procedura di individuazione pubblica appunto per andare a individuare attraverso un avviso di gara a chi poi affidare questa attività. E ovviamente tutto questo materiale legato anche a questa mia procedura di affidamento è materiale che dovrò allegare in fase di rendicontazione. Dopodiché, cosa fa la società a cui affido questa subcontraenza? Mi presenterà poi le sue fatture e se è un professionista, le sue Altra voce di spesa importante sono le spese legate, diciamo, all'acquisto dei beni. L'acquisto dei beni si suddivide all'interno, diciamo, dell'acquisto dei beni, troviamo le spese per il materiale di consumo e le spese invece per le attrezzature e gli immobili. Ovviamente io non posso pensare di acquistare del materiale di consumo che non sia collegato alle attività che io andrò a svolgere nel progetto.
Vi ho detto fin da subito, quando si costruisce un budget, ma anche quando si fa la rendicontazione, la prima cosa da controllare è che la spesa, oltre al fatto che la spesa sia stata effettuata nell'arco temporale della durata del progetto, ma soprattutto che sia attinente alle attività progettuali. Io non posso comprare un'attrezzatura che non sia rilevante e non sia connessa al mio progetto. Le attrezzature hanno, per quanto riguarda le attrezzature, la caratteristica delle attrezzature è quella di essere collegate all'ammortamento, nel senso che il costo è ammissibile, ma deve essere comunque il costo legato all'ammortamento, cioè alla quota di ammortamento. Perché la commissione, il ragionamento che fa la commissione è che comunque quel bene poi io devo esporre, diciamo, il costo legato a quanto io lo utilizzerò per quel progetto. Per questo motivo ci chiede praticamente di effettuare un conteggio legato alla quota di ammortamento del bene stesso. Vi ho riportato nella slide il calcolo che viene utilizzato per fare la formula che viene utilizzata per calcolare l'ammortamento, e l'ammortamento, il periodo di ammortamento dipende dall'ente. Normalmente l'ammortamento di un bene è calcolato e stimato sui 10 anni. E la commissione non entra nel merito del calcolo che facciamo per calcolare appunto l'ammortamento. L'importante è comunque tenerne presente, perché deve essere fatto, perché l'intero costo di un'attrezzatura non può essere caricato sul progetto stesso. Ma è anche logico, cioè nel senso che io comunque quell'attrezzatura la uso in riferimento all'attività che poi andrò a fare, no? Giusto? Quindi, vabbè, qui ancora una volta vi ho riportato nella slide le indicazioni della documentazione che a supporto, diciamo, della spesa che ho effettuato e che normalmente viene richiesta per rendicontare un'attrezzatura. Mentre per quanto riguarda il materiale di consumo, il materiale di consumo è anche qui un materiale che è legato alle attività che vado ad effettuare, che possono essere, per esempio, che ne so, il block notice, piuttosto che. Adesso non mi viene assolutamente niente, scusatemi, ma non mi viene assolutamente nulla in mente. Comunque, tutto quel materiale che può servirmi, il materiale di consumo del nostro progetto, legato ovviamente all'acquisto dei libri, quindi dei testi nelle varie lingue, e li esporrò appunto qui come materiale di consumo. E ovviamente come documento da produrre è quello legato alla spesa che rendi conto, quindi al costo dei libri stessi. E, infine, le spese legate ai viaggi e all'alloggio. E anche qui la commissione non entra nel merito di come avvengono le nostre trasferte. Le trasferte le organizziamo in base alle regole nostre interne. È vero però che dobbiamo stare molto attenti nel momento in cui scegliamo il mezzo di trasporto e anche le classi, diciamo, del treno o dell'aereo che andiamo ad utilizzare. Sono bandite, non possiamo viaggiare in prima classe. Se vogliamo viaggiare in prima classe, la differenza del biglietto la dobbiamo sostenere noi. E inoltre, per quanto riguarda gli alberghi che poi andiamo a sceglierci, sono alberghi comunque che non devono essere di assoluta, cioè dobbiamo comunque rientrare in range di buon senso, nel senso che non possiamo pensare di spendere
350 euro per dormire una notte, perché ovviamente quel costo poi dipende dal luogo in cui dal luogo in cui siamo, però comunque se spendiamo una cifra abbastanza alta per soggiornare una notte in un albergo, dobbiamo comunque motivare alla commissione il perché abbiamo speso quella cifra. Dobbiamo dimostrare che il range per i costi degli alloggi in quella città si aggirano intorno a, in modo tale che il fatto di spendere per una notte una cifra piuttosto alta venga poi considerata un costo ammissibile, perché altrimenti la commissione è facile che non ci rimborsa questa spesa se è troppo onerosa. Anche qui, attenzione quando si va in trasferta a tenere tutto. Tutto significa il boarding pass, qualsiasi cosa, cioè dobbiamo conservare tutte le ricevute che sono connesse al viaggio e al soggiorno e dobbiamo infatti poi presentarle in fase di rendicontazione, altrimenti non ci vengono poi. Non viene assolutamente rimborsato. E poi ovviamente il fatto di muoverci, quindi di sostenere delle spese di soggiorno, di viaggio di soggiorno, è legato alla necessità, cioè a un evento che è collegabile all'attività mia progettuale, altrimenti non ho motivo di presentare delle spese di viaggio di supporto, ok? E quindi il fatto di presentare poi in rendicontazione queste fatture significa anche presentare come documentazione il materiale legato all'evento a cui ho partecipato. Poi ci sono infine i costi indiretti e anche questi vengono praticamente collegati, vengono calcolati con una percentuale, ripeto, che normalmente non è superiore al 7%. Ed è praticamente un costo approssimato che io vado a fare sul costo totale del progetto. Poi, per quanto riguarda invece la tenuta di tutta questa documentazione, oltre a trasmetterla ovviamente alla commissione, anzi, alla commissione non viene trasmessa il materiale di rendicontazione perché comunque viene conservato dal beneficiario dei partner normalmente per un periodo di 5 anni, perché nell'arco dei 5 anni ci può essere poi un'ispezione e quindi dobbiamo avere comunque la disponibilità di tutto il materiale nostro e dei partner. Il fatto di conservare anche il materiale dei partner dipende un po', dall'organizzazione nostra, cioè la nostra consuetudine. Noi normalmente non conserviamo la documentazione dei partner, ce la facciamo mandare, ovviamente sottoscritta dal legale rappresentante, però l'originale con un timbro che appunto si occupa, dimostri che è una copia conforme all'originale. Mi sono dimenticata di dirvi che su ogni spesa, su ogni documentazione che viene presentata a supporto di ciascuna spesa, va comunque inserito un timbro, quindi o timbriamo, quindi è buona norma comunque per ogni progetto o mettere a disposizione dei partner, oppure ciascun partner lo può far fare un timbro apposito con le indicazioni del progetto, con i loghi, con l'indicazione del progetto, e in modo tale che perché per ogni documentazione io devo comunque apporre questo timbro con la data di quando appunto ho sostenuto e l'importo che corrisponde all'importo che poi andrò a inserire in rendicontazione, perché ci può essere, per esempio, una fattura, e lo vedremo dopo, pari, non so, a 150.000 euro, di cui però io so che
70.000 euro li metto io come cofinanziamento, come contributo, mentre la parte restante la chiedo alla commissione. Quindi tramite il timbro io indico la quota che poi inserisco in rendicontazione e quota che poi io chiedo come rimborso da parte della commissione. Ok, questo era a grandi linee il discorso legato alla rendicontazione. Ripeto che assolutamente è un'attività molto importante che deve essere effettuata da personale che ha, cioè il consiglio è servirsi di personale con esperienza nella gestione amministrativa e facendosi poi anche affiancare, perché no, da un revisore che dia un'occhiata e certifichi poi le spese. E la gestione però di un progetto, oltre diciamo, a essere collegata alla fase di rendicontazione, che ripeto, buona norma fare, effettuare ogni 6 mesi, in modo tale da avere sotto controllo anche l'andamento, soprattutto l'andamento della spesa, perché è fondamentale. L'altro aspetto da considerare quando gestiamo un progetto, ed è il primo aspetto che deve essere considerato, è legato ovviamente alla gestione amministrativa del progetto stesso. Quindi ammettiamo che il progetto che abbiamo sviluppato tramite l'albero dei problemi, che poi si è trasformato in albero degli obiettivi, che poi è diventata una matrice del quadro logico, e che poi ho trasformato, presentato ed è stato finanziato, prima ancora, diciamo, ovviamente di iniziare con la rendicontazione, io vado a stipulare un contratto con chi poi eroverà questi fondi, no? Quindi nel momento in cui il mio progetto è piaciuto alla commissione, vado a creare il primo contratto che si viene a creare è tra la commissione e io, che sono il capofila del progetto. Quindi la commissione infatti con una lettera ci avvisa che il nostro progetto è piaciuto, che quindi sarà finanziato. Dopodiché noi riceveremo, adesso faccio vedere una convenzione tipo, e riceveremo che si chiama Grant Agreement, e col Grant Agreement la Commissione va a fissare alcune regole, cioè alcune, va a fissare le regole per la gestione del progetto stesso. Questo è un esempio praticamente di un progetto che è stato finanziato e ovviamente ripeto, qui il capofila riceverà poi finanziamento ed è il capofila che risponde anche per le attività, per quanto gli altri partner andranno a produrre nel corso della durata del progetto. Si dice per quanti mesi dura il progetto. Dopodiché la commissione cosa fa? Va ad assegnare alcuni ruoli fondamentali, cioè obblighi fondamentali del coordinatore. Cosa deve fare il coordinatore? Il coordinatore deve assolutamente far sì, in estrema sintesi, che i finanziamenti che riceve non se li tiene lui sul suo conto corrente, ma ovviamente va a incamerare questi finanziamenti e poi li distribuisce ai partner. Ci dice anche ovviamente quanto verrà finanziato e soprattutto ci dice anche le percentuali del finanziamento. Vedete che già subito qui ci dice quanto è l'ammontare totale del progetto, quanto è l'ammontare, la percentuale relativa ai costi indiretti, che in questo caso sono un po' meno del 7%, e soprattutto ci dice qual è la percentuale di finanziamento, in questo caso è un 70%. Io posso, adesso non mi ricordo più in questo progetto se noi abbiamo chiesto esattamente il 70%, un po' di più. Comunque, normalmente, se il progetto è considerato, è gradito, appunto, e viene finanziato, normalmente la percentuale richiesta è poi quella che viene finanziata. Dopodiché, ovviamente, ci dice che la parte restante la dobbiamo garantire noi e i partner.
E soprattutto la parte, diciamo, più importante è come avverrà il pagamento. Ciascun programma, e questo lo desumiamo in parte dal bando, quando viene pubblicato il bando, quindi già riusciamo a capire quali saranno le quote, come saranno erogate le quote di finanziamento, ma poi ovviamente nel contratto vengono stabilite proprio le rate di pagamento. In questo caso, appunto, qui si parla di 45 giorni dalla data della sottoscrizione dell'agreement, quindi del mio contratto, riceverò un prefinanziamento, cioè la prima quota di un anticipo, e mi dice anche quanti soldi andrò a ricevere. Ci sono dei programmi che invece questa prima tranche non la prevedono, e quindi questo è importante da considerare ai fini della costruzione del budget. Questo aspetto, cioè il fatto di avere comunque una quota di una prima tranche ancora prima dell'avvio dei progetti, lo ripeto, è un'informazione che troviamo normalmente nei bandi. Qui, essendo questo un contratto, ci dice esattamente quanti soldi riceveremo, entro quando lo riceveremo. Questo significa che nel momento in cui io sottoscrivo il contratto, la prima cosa che andrò a fare è andare a ricostruire, lo ricordate, il nostro Gantt in cui ho spalmato le mie azioni, inserirò come milestone entro i 45 giorni, visto che io sono il coordinatore della VP0, quindi gestione amministrativa, che andrò ad erogare quella quota ai miei partner, cioè a suddividere questa quota e a erogare comunque la quota che spetta a ciascun partner. Ok? Come faccio ad erogare la quota che spetta a ciascun partner? Dipende ovviamente dal budget che viene attribuito a ciascun partner, quindi la percentuale che corrisponde al partner che partecipa al progetto stesso. Perché nel mio progetto la formazione e anche il confezionamento, diciamo, dei corsi di formazione spetta all'università, che quindi avrà una fetta importante nel progetto, ovviamente avrà una percentuale più alta di finanziamento, una quota più alta spetterà all'università, oltre a me stesso, perché io sono coordinatore e sicuramente il budget normalmente maggiore spetta al coordinatore, perché ha tutta la gestione amministrativa. È ovvio che dovrà mettere più personale rispetto ai partner, ok? E poi praticamente ci dice che un interim non è ammissibile. E questo fa sì che nel momento in cui nel contratto invece troviamo la disponibilità della commissione ad erogare un interim, un pagamento di interim, quindi a metà normalmente del progetto, questo fa sì che debba comunque organizzarmi per fornire alla commissione una rendicontazione a metà progetto. Perché l'interim normalmente viene comunque erogato, quindi la quota viene erogata e viene fissata dalla commissione sulla base poi di una rendicontazione che si fa a metà progetto. In questo caso non è prevista, ciò non toglie che io internamente mi possa organizzare con i miei partner per far sì che comunque tra 6 mesi faccio il punto della situazione e chiedo a loro di presentarmi un rendiconto di metà progetto, così mi rendo conto se effettivamente hanno speso dei progetti. Poi vabbè, ovviamente qui ci sono le indicazioni dei conti correnti, i riferimenti in commissione, cioè con chi andrò praticamente a lavorare, chi ho indicato io come riferimento per il mio progetto, la questione della privacy e poi altre condizioni legate ai conflitti di interesse, al fatto che il progetto appunto crei che sia un progetto che possa creare comunque dei risultati con il cui copyright comunque deve essere dichiarato.
la pubblicità del progetto e vabbè, poi la forza maggiore, i contratti, il contratto che la commissione comunque ci propone è un contratto, direi, standard, ok? Ci sono però delle clausole che riguardano il fatto che ci sia che sia previsto una rescissione dal contratto, e questo può avvenire o per opera del coordinatore o per opera di un beneficiario, quindi di un partner. E all'interno dei contratti che andiamo a stipulare con la commissione, questa eventualità viene comunque normata, quindi ci dice entro quanti giorni dobbiamo comunicare questo recesso e soprattutto va a elencare che cosa occorre fare. Idem, la stessa cosa per quando è il partner stesso che decide di non terminare le sue attività e quindi abbandonare uscire dal partenariato. E quindi ci sono praticamente delle disposizioni che vengono date in maniera molto dettagliata, c'è una tempistica particolare di comunicazione e poi soprattutto in alcuni casi, credo sia il caso che vi sto facendo vedere, la commissione prevede che addirittura il capofila debba rimpiazzare il partner che decide di uscire dal progetto. E quindi questa cosa, per questo che vi dicevo la volta scorsa, che è assolutamente importante scegliersi con cura i propri partner, perché nel momento in cui il partner comunque decide di recedere, questo può causare ovviamente un problema. E poi c'è tutta una parte finanziaria in cui c'è un elenco molto dettagliato anche dei costi diretti e indiretti che fanno poi parte del rendiconto che abbiamo visto prima. Ok? Questo, diciamo, è il nostro primo step, nel senso che cosa succede quando il progetto viene approvato? Quindi noi riceviamo una lettera e riceviamo il grant. Poi cosa facciamo? Facciamo praticamente, dobbiamo ovviamente far sì che venga sottoscritto un agreement anche con i nostri partner, perché se è vero che la commissione sottoscrive un agreement, quindi un accordo con noi, è anche vero che dall'altra parte noi dobbiamo essere nelle condizioni di dover comunque normare le nostre attività cioè stipulare una convenzione specifica con i nostri partner, perché altrimenti succede che i partner poi, cioè è assolutamente indispensabile che ci sia un contratto comunque che leghi il capofila ai partner. E questo contratto vabbè, ve ne faccio vedere uno che abbiamo fatto, normalmente si fa. Che riprende in parte la convenzione che viene sottoscritta dal capofila con la Commissione, in questo caso con il Ministero dell'Interno, ma su sempre fondi europei, e dopodiché si vanno anche qui a normare gli impegni del partner. Quindi il riferimento è comunque alla convenzione madre, quindi quella stipulata dal capofila. Infatti ci sono comunque all'interno della convenzione con i partner i riferimenti diretti a quanto normato dall'autorità di gestione del progetto. Però dall'altra ci sono anche delle norme, degli articoli comunque che vengono decise direttamente dal capofila. Quindi per quanto riguarda per esempio l'avanzamento tecnico e finanziario del progetto, è qualcosa che il capofila può decidere di inserire e personalizzare, idem i principi di rendicontazione. Ovviamente i riferimenti sono sempre alla convenzione, ripeto, alla convenzione che il capofila ha sottoscritto con la commissione o con il ministero in questo caso.
Poi, vabbè, viene normata ovviamente la risoluzione e in questo caso il discorso, diciamo, dell'inadempimento, ci sono appunto, vengono anche qui, può essere personalizzata la risoluzione del contratto, dipende ovviamente da quello che decidiamo di fare. Comunque sulla convenzione con i partner la commissione non entra, perché poi sta a noi mandarla oppure no in commissione per fargli vedere appunto che è stata stipulata questa convenzione, anzi questo lo consiglio di fare, perché così almeno facciamo vedere comunque alla commissione che abbiamo, diciamo, la convenzione, un accordo con i partner. Però comunque decidiamo noi, sempre facendo riferimento a quelle che sono le norme contenute nella convenzione che stipuliamo con la Commissione, andiamo praticamente a riprendere un po' quelli che sono gli obblighi da parte e quello che chiediamo a ogni partner di fare tramite la Commissione. Scusa, tramite la convenzione. Quindi, in sostanza, quando andrò a stipulare, quando il progetto viene approvato, io andrò a stipulare alcuni accordi specifici con, vabbè, se sono a capofila direttamente con la Commissione europea o con il Ministero, se sono invece se sono sempre capofila con i miei partner. E quindi creerò un contratto di partenariato. Ci può essere anche ovviamente un contratto legato al subappalto, oppure un contratto legato a partner. Vi ricordate le tipologie diverse di partenariato? Quindi se ho un partner, uno sponsor, andrò a stipulare ovviamente un contratto con il mio sponsor. Se avrò invece e quindi è un contratto di sponsorizzazione. Se avrò un partner associato, andrò anche lì, e se voglio, ma non sono obbligato, a creare un contratto anche con un partner associato per andare a porre appunto le condizioni legate più che altro alla pubblicità che poi gli posso fare, no? Perché abbiamo già detto che il partner associato non riceve alcun finanziamento da parte della commissione. Tanto il vantaggio che può ricavare dal partecipare a questo progetto come partner associato è quello di avere poi più pubblicità, quindi essere poi riconosciuto. Ora, abbiamo finito a grandi linee di vedere la parte anche di gestione, quindi rendicontazione e stipula dei vari contratti. Ora, volevo farvi vedere invece come si può, partendo sempre da un albero, dal nostro albero dei problemi, che è diventato albero degli obiettivi, senza doverne creare uno nuovo, pensare di lavorare sul nostro modello, cioè sul nostro albero che avevamo già creato, pensare di andare a creare un altro progetto sulla falsa riga di quello che abbiamo creato ora, ma presentandolo su un altro fondo. Io vi ho detto all'inizio, quando si parla praticamente di fasi di vita del ciclo, diciamo, del progetto, che la prima cosa da fare è appunto programmare. Quindi, se io programmo bene, sono in grado di identificare, partendo dai miei bisogni, vado a creare il mio albero e che diventa faccio la mia analisi degli obiettivi, e in questi obiettivi poi scelgo comunque la strategia su cui andare a lavorare. Ora, noi abbiamo scelto dal nostro albero una strategia. Ciò non toglie che partendo sempre dal nostro problema centrale, che ora è diventato un obiettivo, quindi il fatto di ampliare l'utenza, io possa scegliere altri mezzi, cioè e possa scegliere una strategia diversa su cui andare ad operare, quella legata per esempio agli spazi.
Quindi al discorso degli spazi che sono ben organizzati, che c'è una sufficiente metratura e che c'è comunque personale disponibile a progettare. È un'altra considerazione, quindi un'altra strategia che io non avevo scelto ma che posso considerare. Non so se vi ricordate, io spero tanto di sì, quando abbiamo fatto il ragionamento legato ai finanziamenti, alle tipologie di finanziamento, vi ho detto che la differenza più grossa è tra appunto i fondi a gestione diretta e i fondi a gestione indiretta. Quando abbiamo presentato il nostro progetto legato ai corsi di formazione, ci siamo mossi all'interno di fondi a gestione diretta. Se io voglio invece scegliere dal mio albero degli obiettivi di fare degli interventi legati all'ampliamento dei miei spazi e ad una progettazione, andrò a muovermi in cosa? Cioè utilizzando quali fondi? Sicuramente non i fondi a gestione diretta, perché vi ho detto che i fondi a gestione diretta non vanno a finanziare normalmente delle azioni di tipo strutturale, ma dei fondi a gestione indiretta. Quindi nel momento in cui decido di lavorare sugli spazi, quindi programmo di lavorare sull'ampliamento dei miei spazi, comincio a considerare che tipologie di fondi ci sono che possono finanziare questo mio aspetto. E qui ho due strade, cioè o la prima, o decido, non mi è ancora chiaro il progetto che andrò a presentare per l'ampliamento degli spazi, quindi decido di fare su questa mia idea due ipotesi. La prima è andare a muovermi in ambito europeo per capire se ci sono dei partner che sono riusciti a organizzare le proprie biblioteche, gli spazi delle proprie biblioteche in maniera da attrarre maggiore utenza. E quindi posso decidere di fare un confronto con un altro paese europeo in questo senso, oppure decido che ho le idee ben chiare, che degli spazi come voglio, diciamo, organizzarli, gli spazi della mia biblioteca, e quindi mi muovo attraverso i fondi a gestione indiretta, quindi i fondi strutturali. Sono due ipotesi, vedete che queste ipotesi, queste due strategie che posso scegliere, non sono cioè io posso scegliere di farle tutte e due, una non esclude l'altra, ok? Quindi posso decidere sia di fare comunque all'interno del mio stesso albero degli obiettivi, scegliere praticamente di fare tre progetti differenti. Quindi un progetto l'abbiamo già visto, rivolto ad un target specifico, che sono appunto gli stranieri neoresidenti, e abbiamo già visto creando appunto il nostro quadro logico. La matrice quadrologica, la stessa cosa la possiamo fare nel momento in cui voglio ampliare quindi i miei spazi, lavorare quindi sul mio albero, però dedicandomi a delle attività più strutturali e non solo. Queste attività legate agli spazi possono essere di natura anche non strutturale nel momento in cui decidiamo di fare uno scambio con un altro paese o un'altra città in cui so che quell'ente è riuscito a organizzare in maniera molto vincente e innovativa gli spazi. Quindi cosa utilizzerò in questo caso? Vi ricordate il programma Erasmus Plus? Erasmus Plus è un programma che mi consente di andare a lavorare di fare una mobilità, quindi di andare a identificare un partner europeo che abbia organizzato, ben organizzato i propri spazi bibliotecari e pensare di fare uno scambio con questo partner per andare proprio a vedere come sono stati organizzati gli spazi. Anche utilizzando il programma Erasmus posso quindi coprirmi le spese di mobilità del mio personale interno, o personale che esterno che io comunque ho assunto ad hoc, che andrà a fare un periodo di job shadowing, quindi andrà nel paese che ho individuato e starà lì 10 giorni per capire appunto come è nata l'idea di programmare, di progettare quello spazio interno alla biblioteca, in modo tale da replicare poi la buona prassi di quella biblioteca nel mio paese. Questo ovviamente posso farlo in concomitanza con
la mia richiesta di presentare un progetto nell'ambito dei fondi strutturali, perché se questo aspetto, cioè legato alla buona prassi, io me la copro tramite un programma a gestione diretta, quindi l'Erasmus Plus, devo poi servirmi dei fondi strutturali per andare a coprirmi l'opera che poi andrò ad eseguire. Vi ricordate che avevamo visto il bando FESR dell'Emilia Romagna, cioè avevamo praticamente aperto e avevamo parlato del programma operativo dell'Emilia Romagna. Io cosa faccio quindi? Se voglio fare degli interventi di natura strutturale all'interno della mia biblioteca, prendo il mio programma operativo regionale. Abbiamo visto che nell'asse 5 c'è comunque un'azione specifica che riguarda la valorizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, e quindi provo a vedere se effettivamente posso inserirmi all'interno di questo contesto. E quindi comincio a compilare, partendo proprio dal programma stesso, la mia matrice del quadro logico, okay? Individuando le azioni. Attenzione però, nel momento in cui arriviamo, diciamo, a organizzarci in questo modo, quindi a decidere di lavorare in maniera su programmi quindi gestiti dalla regione, quindi sui fondi strutturali, i formulari che andiamo a compilare sono di natura diversa, cioè la struttura del mio quadro logico e il ragionamento che devo seguire è quello che abbiamo fatto presentando poi un progetto che viene finanziato in gestione diretta, però la compilazione del formulario è diversa perché comunque sono fondi di natura strutturale. Adesso vi faccio rivedere praticamente il bando FESR che era stato pubblicato, c'entra un po' poco con la nostra biblioteca, ma è solo per farvi un esempio di quello di come è strutturato, comunque l'avevamo già anche visto. Qui vabbè, parla ovviamente della qualificazione e valorizzazione dei attrattori del patrimonio culturale, cioè mettiamo che invece voglia attrarre gli aspetti più legati alla cultura, però cioè meno in forma turistica. Qui devo ripetere. Ammettiamo che appunto venga presentato, venga pubblicato questo bando, io vado praticamente a individuare se ci sono se c'è la possibilità di fare quello che ho in mente di fare, di farmelo finanziare in questo caso dalla regione tramite appunto i fondi a gestione indiretta. Vedete che qui le tipologie di spesa ammissibili sono diverse rispetto ovviamente al bando FAMI che abbiamo visto per andare a coprirmi i corsi di formazione, perché qui troviamo tipologie di spese tecniche, opere di recupero, qualificazione e valorizzazione dei beni, oneri per la sicurezza, acquisto, installazioni di attrezzature, soluzioni tecnologiche, impianti, arredi funzionali al progetto. Quindi ciò cosa implica? Che effettivamente, visto che sto ampliando i miei spazi, io ho la possibilità, per esempio, di creare un padiglione, visto che non ho abbastanza spazio dentro la mia biblioteca, all'esterno della biblioteca stessa, andando a creare qualcosa di provvisorio tramite appunto questa tipologia di finanziamento. Questo implica che andrò a costruirmi però un budget, addirittura vedete che questo bando consente l'acquisto di terreni e di immobili, quindi io posso veramente andarmi a creare una sorta di struttura precostruita che posso andare a installare nello spazio del parcheggio della mia biblioteca, cioè togliendo il parcheggio, ammettiamo, sto inventando, il parcheggio della mia biblioteca. Posso, diciamo, acquistare questo padiglione e inserirlo in quel contesto in modo tale da ampliare gli spazi, ok? Quindi andrò a concepire nel quadro logico un progetto strutturale in questo caso. Ma come sono fatti poi i formulari quando andiamo, o i budget quando andiamo invece a lavorare in un contesto strutturale?
Il formulario, l'abbiamo visto la volta scorsa, è un formulario molto più specifico perché comunque entra nel merito della parte, diciamo, del progetto di natura strutturale, ok? Quindi vi dice di identificare dove volete, che cosa volete fare, gli obiettivi del progetto e poi ovviamente andate a descrivere che tipo di intervento si andrà a fare. Dopo comunque ve ne faccio vedere uno già compilato. Vedete che per quanto riguarda il cronoprogramma, quindi mentre nel progetto che presenteremo o che abbiamo presentato facendocelo finanziare con fondi di gestione diretta, le voci che inseriamo nel cronoprogramma erano legate alla mia azione, quelle dei partner, ma erano azioni di natura non strutturale, quindi l'erogazione dei corsi, la pianificazione dei corsi, bla bla bla. Qui abbiamo invece l'attivazione di attività strutturali, quindi studio di fattibilità, progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva. Vedete che sono legata praticamente a un quadro dei lavori e ovviamente la compilazione del mio Gantt deve assolutamente essere collegata, anzi deve rispondere alle tempistiche che sono contenute nel bando stesso. E come vi avevo già detto, in molti casi questi progetti che vengono presentati nell'ambito di programmi a gestione indiretta partono dal presupposto che la progettazione preliminare sia già stata fatta, quindi devo avere un progetto preliminare per poter poi candidarmi. La compilazione del formulario porta praticamente a dover descrivere il collegamento tra la mia azione e il programma regionale. Quindi il programma operativo regionale, ciò significa che la prima cosa che devo fare, ve lo ribadisco, è di leggermi bene quali sono le politiche europee e poi quelle contenute nel programma operativo regionale, perché comunque la mia azione deve integrarsi con gli obiettivi del programma stesso, ok? Poi, una volta, diciamo, la compilazione, se vogliamo, del formulario è un po', non voglio dire semplice, però è meno onerosa perché comunque anche a livello di metodologia, essendo opere strutturali, sono un po' meno tenuto a dover dimostrare quale metodologia sto seguendo. Ciò non toglie però che io debba rifarmi comunque ad una procedura specifica, ok? Volevo farvi vedere come viene costruito un budget legato appunto a un fondo strutturale. È un budget costruito in maniera assolutamente diversa. Intanto, in questo caso, ammettiamo appunto che io voglia lavorare nell'ampliamento degli spazi della mia biblioteca. Vi ho detto che posso addirittura acquistare il terreno se il terreno che ho di fronte alla mia biblioteca non è mio. Ammettiamo che questo non sia il nostro caso, quindi io ce l'ho. Vedete che non ho un partenariato all'interno, diciamo, del progetto stesso, perché sto parlando di lavori di natura infrastrutturale. Quindi creo un quadro economico chiedendo dei finanziamenti di fatto per me, no? Per le opere che andrò a svolgere. Quindi qui all'interno delle tipologie posso inserire appunto l'acquisto degli arredi, per esempio, l'acquisto di software che mi aiutano poi per lo scambio con le altre biblioteche e per avere le opere che arrivano dalle biblioteche che ho identificato, l'acquisto di servizi informatici, l'acquisto di altre attrezzature che sono sempre funzionali alle opere che vado a fare, acquisto di libri se il bando lo ammette e le opere, ovviamente le opere edili. E qui le percentuali delle opere edili rispetto all'acquisto di arredi di altro materiale la troviamo all'interno del bando stesso.
Ancora una volta il finanziamento non è del 100%, quindi anche sul FESR io devo comunque garantire una quota di cofinanziamento, di contributo al progetto. Quindi in questo caso vedete che vi dice di inserire l'importo del progetto e l'importo massimo ammissibile, che è la percentuale che poi viene finanziata dalla regione stessa. Vedete che è costruito un po' come si costruisce un capitolato per i lavori, no? Perché comunque ha un totale a base d'asta, perché sono comunque opere strutturali, ripeto. Dopodiché vado a inserire le spese tecniche, le spese legate all'IVA, se non è recuperabile, altre voci non ammissibili, se ci sono delle voci non ammissibili, che comunque devo coprire io, alle spese di pubblicità. È quindi un quadro economico diverso rispetto a quello che abbiamo fatto per i progetti a gestione diretta, perché appunto riguardano ripeto, un'opera di tipo strutturale. Vi faccio vedere anche come si rendicontano questi progetti, che si rendicontano in maniera un po' diversa rispetto ovviamente alla rendicontazione che abbiamo visto prima, perché intanto le regioni hanno creato dei cruscotti, all'interno di questi cruscotti, quindi tutto online viene rendicontato e praticamente il progetto viene all'interno del cruscotto viene rappresentato con la VBS, quindi con tanti VP che hanno ovviamente un contenuto più legato ai lavori che vengono effettuati. E qui vado in pratica a presentare voce per voce, voce di spesa per voce di spesa, quanto ho presentato, che tipo di acquisto ho fatto, il riferimento all'atto e gli importi della mia fattura. Vedete l'imponibile, l'IVA e il totale. E la regione poi cosa fa? Entra praticamente attraverso questo cruscotto che apre le finestre del cruscotto per la presentazione delle rendicontazioni e poi fa in pratica un controllo su quello che abbiamo presentato. E se sono voci ammissibili o non ammissibili, e poi ci informa ovviamente se sono state accettate oppure no. Vedete, tutto viene ovviamente fatto tramite una procedura online con un cruscotto. La prima pagina del cruscotto ha la suddivisione del mio progetto per VP. E poi le descrizioni costo per costo, e quando io rendiconto devo dire appunto qual è il riferimento della documentazione che prova che ho sostenuto quell'importo. Ok? Più o meno diciamo la regola è la stessa che viene utilizzata per la rendicontazione dei progetti a gestione diretta. Diciamo che qui, essendo comunque opere di natura strutturale, vado a inserire i miei SAL, eccetera, e lo faccio sempre all'interno di questo database. Adesso vi volevo comunque far vedere anche dei progetti che sono stati poi finanziati, come sono strutturati questi progetti, in modo tale che avete poi un quadro di insieme anche di cosa viene presentato. Mi sono dimenticata di dirvi che quando normalmente si è capofila di un progetto, si forniscono ai partner poi anche degli strumenti affinché poi la rendicontazione possa essere più semplice possibile anche per noi per controllarla. Noi normalmente creiamo un file Excel in cui riportiamo le voci di spesa e facciamo sì che e queste voci di spesa chiediamo poi ai partner di compilarlo affinché
seconda della VP, e ogni 3 mesi, quando si fa una riunione legata al monitoraggio, si analizza questo file che è stato appunto consegnato. Vedete che questo è un semplice file in cui vengono riportati i costi, suddivisi anche per VP. Dopodiché lo suddividiamo, diciamo, mese per mese, e chiediamo al partner di andare a compilare, a riportare i costi relativi al personale, alle attrezzature, cioè le voci di spesa che il partner ha, che gli abbiamo creato noi attraverso questo file, in modo tale che abbiamo, diciamo, la situazione sotto controllo. Perché un altro, diciamo, aspetto sempre legato alla gestione del progetto è appunto quello di monitorare la spesa e di farlo comunque, non solo per la spesa, ma anche per le azioni, quindi l'andamento delle attività, tramite appunto delle riunioni mensili con i rappresentanti dei partner, ma anche fornendo degli strumenti legati alla gestione del monitoraggio, che vi darò comunque come documentazione a supporto del corso. E questo aspetto ci aiuta proprio per far sì che il monitoraggio sia poi tenuto sotto controllo. Ok? Adesso ve ne faccio vedere uno, ma molto semplice, è una scheda di monitoraggio molto semplice, però ci aiuta proprio a tenere sotto controllo l'andamento del progetto. Come si crea un file legato al monitoraggio? In maniera molto semplice, nel senso che di nuovo riportano le VP con la descrizione delle VP e le sottoazioni, e si chiede ai partner di compilare mensilmente, prima di fare appunto la riunione tra partner, le attività che ciascuno ha fatto, e dopodiché si fa la riunione, si verifica se quell'attività è legata a quel singolo VP, è in time oppure no, e se comunque c'è uno sbilanciamento temporale rispetto all'attività, la si deve comunque annotare, e soprattutto, visto che facciamo la riunione ogni mese, siamo nelle condizioni di dire quali sono le note, cioè quali sono le azioni correttive che potrebbero aiutare appunto a tenere sotto controllo questa sottoattività che ha una disfunzione temporale, nel senso che è in ritardo. Quindi questo praticamente viene rappresentato su questo file, che è utilissimo proprio da tenere per tenere sotto controllo anche quali sono, ci possono essere anche delle azioni non correttive, nel senso che ci sono delle attività che io qua ho riportato che non posso assolutamente effettuare, e a questo punto devo trovare il modo di comunicare, cioè devo comunicarlo all'erogatore del fondo, quindi alla Commissione europea. Come mai non riesco a effettuare, e non ho neanche, diciamo, l'azione correttiva per far sì che questa sottoattività venga lo stesso eseguita. Quindi questo, vabbè, nel caso più drammatico possibile, spero non accada mai ovviamente, però potrebbe starci. Ora vi faccio vedere l'esempio praticamente di un progetto finanziato. Non abbiamo avuto modo di entrare nello specifico della compilazione del formulario, però ve la faccio vedere, diciamo, compilata, ma quello che mi interessava farvi vedere come si creano, come si usano gli strumenti analitici, quindi le varie matrici, perché stanno alla base. E poi, se la matrice viene costruita bene, si prende il contenuto della mia matrice e lo si inserisce nel formulario. Allora, il formulario sempre di un bando FAMI, che è appunto quello che andremo a utilizzare per fare delle attività legate a questa nuova utenza straniera, è fatto in questo modo. Quindi ha tutta una prima parte amministrativa in cui devo riportare i nominativi dei miei partner, oltre che il mio come capofila,
Dopodiché, una volta diciamo, inseriti anche le caratteristiche, le esperienze dei vari partner, inizio praticamente, vedete che c'è una tabella delle esperienze. Nella tabella delle esperienze io devo raccontare che c'è in tutti i progetti che vengono finanziati dall'Unione Europea. Io racconto, io e i miei partner raccontano che cosa hanno fatto, che cosa si scrive qui nella tabella delle esperienze. Esperienze che sono collegate ovviamente al programma di riferimento, cioè io qui non vado a raccontare che ho ricevuto un finanziamento nell'ambito di un programma di ricerca sulle bici elettriche, perché comunque è qualcosa che non è agganciata alla tematica del programma. Quindi, l'invito quando si raccontano le esperienze è quello di pensare a quali sono le esperienze effettive, cioè collegate ovviamente al programma di riferimento. Poi si entra, diciamo, nel vivo della descrizione. Avevamo già visto come è fatto un formulario, quindi partiamo sempre dalla nostra analisi degli obiettivi, dalla nostra prima strategia, non quella degli spazi. Perché quella degli spazi, cioè l'ampliamento degli spazi, richiede invece più una descrizione tecnica. Quindi io vi ho fatto vedere prima come è fatto il formulario FESR, vi dice più di entrare, diciamo, nella descrizione di un progetto tecnico, quindi fatto come un appalto che viene dato per effettuare delle opere, no? Qui invece nei contenuti del progetto, visto che si tratta di aumentare l'utenza tramite i corsi di formazione, andrò a descrivere la corrispondenza tra la mia proposta e i fabbisogni. Cosa faccio qui? Parto dalla mia analisi di contesto, quindi qui utilizzo come materiale le statistiche. Oltre alla mia esperienza, quella dei partner, e quindi andrò a raccontare effettivamente com'è la situazione del mio quartiere, no? E vado a dire infatti nel mio quartiere quanti utenti stranieri si sono trasferiti e perché è importante di fatto lavorare su un progetto che va a intercettarli, ok? Dopodiché entro nella descrizione degli obiettivi di progetto. Vedete qui che io sto riprendendo che cosa? Gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici barra scopo del progetto che avevo dentro nella matrice del quadro logico. Quindi se io faccio e costruisco un quadro logico come si vede, cioè fatto bene con alla base un albero dei problemi che poi è diventato albero degli obiettivi, ho già quasi compilato il mio formulario. Perché di fatto cosa faccio? Prendo la mia matrice del quadro logico e riporto quelli che sono stati individuati come obiettivi generali e obiettivi specifici e racconto quelli che sono appunto i miei obiettivi generali specifici, le attività e poi vedremo i risultati del progetto. La metodologia che utilizzo per i corsi, in questo caso anche qui facevo. Il progetto mirava proprio all'organizzazione di corsi di lingua italiana e qui, ripeto, nella metodologia non mi devo inventare delle metodologie, vabbè, se sono bravo e ho la possibilità, posso anche, diciamo, spingermi su un'innovazione, particolare, però qui mi faccio ovviamente aiutare dal mio partner, tecnico-scientifico. Che dà una mano sui contesti legati all'insegnamento e alla docenza, ok? Quindi qui non faccio altro che raccontare come vado ad erogare questi corsi. Dopodiché, cosa faccio? Mi chiede i risultati, quindi sia gli output che i risultati. Vi ricordate il discorso degli indicatori di output? L'indicatore di output è ovviamente legato ai risultati. Quindi qui andrò a raccontare. Quanto, che cosa voglio fare e quante persone voglio raggiungere, come le voglio raggiungere, ok? Dopodiché mi chiede qual è l'impatto, sempre un discorso legato ai risultati, no? Qual è l'impatto dei miei interventi? Quindi, attraverso, diciamo, questi risultati, che impatto avrò? Vi ricordate?
L'obiettivo generale all'interno della matrice del quadro logico è collegato a un obiettivo, scusate, un indicatore legato all'impatto. Quindi qua vi chiede di raccontare appunto quale sarà l'impatto. Ancora una volta prendo il quadro logico e mi riferisco agli indicatori che ho inserito nella matrice. Noi avevamo parlato di incremento dell'occupabilità dei giovani, mi sembra a 5 anni dalla fine delle attività progettuali. E questo lo riporto, ok? Cosa praticamente voglio conseguire. Vedete che non è che devo scrivere granché, cioè alla fin fine io vado in pratica a riportare e a così raccontare meglio quello che è quello che andrò a fare. Ecco, il FAMI poi, questo praticamente è il PDF che viene generato dal database, nel senso che queste parti che stiamo vedendo compilate sono poi inserite, all'interno di questa piattaforma che genera il PDF. Dal punto di vista della tempistica di realizzazione, infatti, abbiamo una parte in cui inseriamo il budget di progetto, e quindi le voci di spesa, le voci di costo, e dall'altra parte la tempistica. Poi è il software che mette insieme tempistica e spese. E vedete che se ho creato per questo che è importante, un budget di tipo analitico e incastrato bene anche la sottoattività al budget stesso, mi rendo conto se è equilibrato oppure no, perché questo praticamente vi fa vedere tutto insieme il budget spalmato sulle singole VP. Dopodiché un'altra parte che va compilata è relativa agli indicatori dei destinatari, quindi qual è il mio target di riferimento. Quindi anche in questo caso riprendo che cosa? La mia matrice dei portatori di interesse e entro un po' più nello specifico del target, cioè chi praticamente vado a individuare e che diventa l'utenza che poi andrà anche a frequentare i corsi che andrò a erogare, ok? Quindi qui li descrivo proprio quante persone, l'età e il sesso, quanti uomini, quante donne, tenendo i ben bilanciati appunto la parità di genere. Poi c'è una parte sempre nella piattaforma in cui devo andare a indicare gli indicatori, quindi dovrò appunto indicare gli indicatori di output e vado appunto a descriverli, quanti, cioè i valori, gli indicatori di risultato e poi come li ho stimati, nel senso che come intendo andare a descrivere, cioè io qui li rendo evidenti, però dall'altra parte mi chiede anche di dire perché hai scelto quegli indicatori, cioè da cosa sei stata spinta e per andare appunto a inserire questo valore e soprattutto questi indicatori. E qui racconto il perché ho scelto quegli indicatori di fatto. Poi c'è una parte in cui mi chiede come verrà monitorato, come verranno monitorate le attività e la valutazione, chi la effettuerà e come si intende effettuare la valutazione. Qui descrivo come intendo farla. Abbiamo parlato del monitoraggio, quindi il fatto di fare comunque degli incontri mensili. In questa parte qui vado anche a descrivere quelle che sono le fonti di verifica del mio quadro logico. Quindi ancora una volta prendo il quadro logico e gli dico, io faccio un monitoraggio tramite che cosa? Tramite le mie fonti di verifica, perché ho individuato degli indicatori e le fonti di verifica sono questo, questo e questo. Non faccio altro che prendere le fonti di verifica dal mio quadro logico e descrivere appunto quali sono le fonti di verifica che sono la base del mio monitoraggio. Dopodiché posso anche raccontare ogni quanto intendo praticamente fare degli incontri di monitoraggio con i partner e se creo un file oppure avrò un software particolare che metto a disposizione. Poi passiamo invece a che cosa? A un altro aspetto
fondamentale che abbiamo ritrovato all'interno dei programmi che vi ho fatto vedere, che è la complementarietà. La complementarietà, come la Commissione quando istituisce i suoi programmi ci parla di complementarietà tra i suoi programmi e gli altri programmi dell'Unione Europea, anche noi dobbiamo essere in grado di fare la stessa cosa. E come si fa, diciamo, ad elencare la complementarietà del nostro intervento? Lo facciamo praticamente partendo anche noi dalle politiche, quindi politiche che sono politiche europee, quindi il nostro intervento è complementare a che cosa a livello europeo? È questo che vi dicevo che è importante comunque documentarsi a livello europeo e capire quali sono le politiche legate ai singoli programmi. Dopodiché, una volta che ho fatto un quadro legato al mio intervento, cioè del collegamento tra il mio intervento e le politiche dell'Unione Europea, e entro anche nel mio quadro invece di natura nazionale, quindi parlo a livello europeo delle politiche legate appunto a questo ambito dell'integrazione, alla strategia di Lisbona, posso citarla, devo citarla, anzi non posso. Dopodiché entro nel mio discorso più nazionale e rifacendomi a quelle che sono le mie norme di natura nazionale, in questo caso qua viene citata la Costituzione, ma potrebbe essere un'altra fonte. Comunque entro praticamente nel mio contesto più, e poi via via entro ancora di più nel mio contesto più locale e racconto localmente la mia azione complementare a che cosa, a quali altri interventi che sul territorio si stanno sviluppando. E qui racconto. Ovviamente non sono solo io che sto compilando il formulario viene compilato insieme con i partner, viene condivisa, no? La fase di compilazione. È normalmente il capofila che si assume questo ruolo di compilatore, però ovviamente questo aspetto qua lo fa insieme agli altri partner e qui la complementarietà viene data. Anche dall'essere complementari a altri progetti che i partner stessi conoscono o hanno sviluppato. Okay? Idem la sostenibilità futura. Vi avevo già spiegato che qualsiasi progetto che viene finanziato, in qualsiasi progetto dobbiamo comunque essere in grado di mostrare che le azioni poi saranno l'intervento. Gli interventi, diciamo, gli obiettivi generali del mio progetto non si esauriscono con il mio progetto, ma garantisco comunque una sostenibilità futura ai miei corsi. Se sto erogando dei corsi per allargare la mia utenza all'interno della mia biblioteca, io nella sostenibilità posso parlare praticamente di quelli che sono gli obiettivi che i miei e degli altri partner hanno all'interno della propria programmazione. Per questo che è importante partire da una programmazione dell'ente o dell'associazione, perché qui praticamente con la sostenibilità mi aggancio a quelli che sono i miei obiettivi, ok? E quindi cerco di ampliare, di far sì che comunque la Commissione, in questo caso il Ministero dell'Interno, vada a finanziarlo perché il valutatore si rende conto che è qualcosa che non finisce qui, cioè potrà continuare in futuro perché all'interno della mia programmazione è previsto un'altra azione, un'altra attività che aggancia quello che io sto facendo tramite questo mio intervento che è stato finanziato. Questo ovviamente il quadro finanziario, cioè il budget che viene di nuovo creato, e poi c'è tutta una parte legata alla gestione del progetto. Anche questo è un aspetto importante dei formulari, nel senso che ancora una volta l'autorità di gestione del fondo vuole sapere se ci siamo posti. Abbiamo praticamente formulato l'ipotesi di un organigramma, quindi come intendiamo poi relazionarci con i nostri partner. In questo caso andiamo praticamente a descrivere il chi fa cosa all'interno del progetto, ma non solo in termini di partner, anche in termini, diciamo, di organizzazione
Questo è un po', il riportare quanto abbiamo visto all'interno del nostro quadro, un quadro logico, ma nel nostro file Excel che abbiamo visto la volta scorsa, quando vi ho fatto vedere appunto la suddivisione, la suddivisione del chi fa cosa tra partner, non so se vi ricordate. La volta scorsa vi avevo fatto vedere praticamente come erano distribuite le attività. In questo caso, nel formulario mi viene chiesto come sono state distribuite e soprattutto all'interno normalmente una rappresentazione grafica, io posso graficamente anche illustrare come intendo gestire il mio progetto. Tramite appunto la suddivisione delle attività tra partner, perché in pratica qui vado a creare, per esempio, se che poi è una questa descrizione mi aiuta anche per pensare come andare a monitorare le varie attività. Quindi non so, avrò un gruppo di lavoro con un'equipe specifica che si occuperà della formazione e lì descrivo gruppo di lavoro più tecnico-scientifico con capofila all'università di bla 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 che effettuerà e poi descrivo che cosa va a effettuare. Ma qua, anche qui, se sono stato bravo nel compilare il mio quadro logico, e nell'affidare a ciascun partner la sua attività, non devo fare altro che riportare il chi fa cosa sulla carta, però la rappresentazione io ce l'ho già ben chiara. Idem per quanto riguarda la gestione amministrativa e il controllo delle attività, soprattutto legate alla rendicontazione del progetto. Qua vado praticamente a raccontare cosa intendo fare per la gestione amministrativa. E soprattutto rendicontativa. Infatti qua mi viene proprio chiesto la rendicontazione delle spese in conformità con quanto previsto dal vademecum di attuazione per i soggetti beneficiari. Qui viene messo a disposizione del Ministero dell'Interno un vademecum in cui vengono dati delle indicazioni molto precise legate alla gestione del progetto. E qui praticamente devo un po' descrivere come intendo organizzarmi dal punto di vista amministrativo. Ripeto, anche in questo caso non faccio altro che riprendere quello che ho rappresentato sul mio file Excel e legato appunto al quadro logico e descrivere dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa e rendicontativa chi fa cosa e come intendo farlo. Ok? Quindi alla base di tutto sta proprio la capacità di andare a utilizzare gli strumenti legati alla progettazione. Se io questi strumenti li uso bene, so usarli bene, poi compilare questi formulari, non dico che sia un gioco da ragazzi, però diciamo che il grosso io ce l'ho già, quindi li prendo e li inserisco quei ragionamenti che io ho già fatto, ok? Poi per finire volevo farvi vedere invece la compilazione di un application form legato a Europa Creativa, un progetto che è stato finanziato anche qui. Questo Europa Creativa abbiamo visto sia il regolamento che istituisce il programma, abbiamo parlato delle politiche nuove che saranno la base del nuovo programma. E abbiamo visto anche come è fatto un formulario. Questo è un progetto che è stato finanziato e che riguardava praticamente l'organizzazione di mostre legate a questo tema del critique in crisis, cioè dell'arte in Europa a partire dal 1945. Volevo soltanto, proprio per lasciarvi senza con serenità, cioè con la volontà di invitarvi proprio a presentare per farvi vedere come è fatto questo formulario, che assolutamente una volta appunto se abbiamo creato il progetto sulla carta, quindi in maniera logica, attraverso quegli strumenti che vi ho fatto vedere,
Poi comunque andare a compilare questo formulario non è impossibile. Qui vi dice praticamente di descrivere l'attività, ancora una volta il background è legato alle politiche dell'Unione Europea, quindi io mi riaggancio al discorso contenuto sia nelle politiche dell'Europa in materia culturale, sia i contenuti del programma stesso di Europa Creativa, e dopodiché vado a delineare quelli che sono gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici del mio progetto. Presento la mia partnership e poi presento le mie attività, quindi le mie MVP, cosa andrò a fare, quando vado a farle, ok? E poi le attività, come vado, diciamo, ad effettuarle e qual è la metodologia che sta un po' alla base, in questo caso era l'organizzazione di mostre, che sta alla base delle mie mostre. Ok? Qui è un po' più, diciamo, legato al discorso più contenutistico, cioè più tecnico, diciamo, della mostra che poi andrò a, delle mostre che andrò ad effettuare. Qui le descrivo la metodologia, idem, la descrivo e perché è importante questa metodologia, e poi ovviamente i risultati che voglio conseguire, quindi quali sono i risultati del mio progetto. Quindi avrò un catalogo, andrò a creare dei programmi educativi, andrò a avere un programma di 20-25 film che andrò a diffondere in tutta Europa, andrò a creare un sito web per le mie mostre e andrò poi a realizzare anche una serie di workshop specifici che mi consentono appunto di andare a far sì che il mio progetto abbia una valenza di tipo europea. Quindi io mi auguro che questo corso vi sia stato utile, comunque siate riusciti a capire le tecniche fondamentali che stanno un po' alla base della progettazione. Ci vediamo comunque online per qualsiasi vostro dubbio e arrivederci. Grazie.